Buongiorno a tutti, ci troviamo a Fermo, contrada Castelletta, presso il laboratorio chimico d'Angelo Domenico. E siamo qui per effettuare un esperimento sulla attendibilità dei tamponi. Sostanzialmente dobbiamo verificare se il tampone è attendibile o il tampone è inattendibile. Quindi cosa faremo? Testeremo il tampone su materiali che non hanno nulla a che vedere col materiale umano. Quindi se il tampone ha aspettative di funzionamento dovrebbe dare tutti i risultati negativi, perché lo testeremo appunto su materiali che non hanno nulla a che vedere col materiale umano. Sono qui questa mattina con il professor Stefano Scoglio, perché il professor Stefano Scoglio, nell'ambito della denuncia da me portata avanti unitamente a moltissimi cittadini italiani sulla inattendibilità dei tamponi, il professor Scoglio ha coordinato le attività peritali insieme ad altri scienziati, il dottor Fabio Franchi, il dottor Stefano Montanari, la dottoressa Antonietta Gatti. Il professor Stefano Scoglio ha statuito con questa perizia che i tamponi sono assolutamente inattendibili, mai validati, ma soprattutto non diagnostici. Adesso lo scopo appunto di questo esperimento deve essere quello di far vedere che alla teoria, quindi ai dati scientifici tirati fuori dal professore e dagli altri scienziati, sanciti in perizia, corrispondono a quella che è la realtà dei fatti. Quindi con l'esperimento vedremo cosa viene fuori. L'esperimento verrà effettuato dal nostro tecnico Domenico D'Angelo, perito chimico, che alla nostra presenza effettuerà l'esperimento. Quindi diamo inizio senz'altro alle attività sperimentali. Sì, allora, buongiorno a tutti. Oggi lo sperimento che facciamo riguarda i test rapidi antigenici che sono ovviamente collegati comunque al dispositivo dei tamponi, non utilizzano la PCR perché vanno alla ricerca direttamente di alcune proteine del virus, però sono estremamente collegati al discorso dei tamponi PCR perché comunque c'è una sovrapponibilità intorno al 90% testata. Quindi il problema qui reale è non tanto come per esempio per i tamponi PCR, se fanno troppi cicli. Adesso per esempio su questo la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità una decina di giorni fa ha pubblicato un documento riconoscendo che con i tamponi PCR si fanno troppi cicli e che quindi si producono troppi falsi positivi. Vedremo se poi questo documento dell'OMS viene preso in considerazione dall'OMS stessa e dai politici. Qui facciamo un passo ulteriore, che è quello dei test rapidi antigenici, che stanno diventando molto, molto comuni e che vanno. E qui il problema reale è: ma se sto virus, come io sostengo dall'inizio, non è mai stato isolato, che proteina andiamo a cercare? Allora, se esiste un virus isolato, definito, eccetera, magari un test trova le componenti del virus e quindi può essere considerato, almeno in parte significativa, affidabile. Ma se dovesse venire fuori dall'esperimento che appunto anche sostanze che non hanno niente a che fare con esseri viventi, si trovano queste presunte particelle, questo conferma il fatto che il virus non è mai stato isolato e che non lo si conosce fondamentalmente, che è anche la ragione fondamentale per cui anche test come questo che vanno a cercare pezzi specifici del virus, proteine specifiche del virus, non possono trovare quello che non è mai stato definito perché il virus appunto non è mai stato isolato. Iniziamo l'esperimento, quindi il tecnico Domenico D'Angelo inizierà le operazioni peritali. Buongiorno, allora prima cosa metto la mascherina per evitare che la mia saliva possa inquinare i tamponi che andremo a fare. Mettiamo i guanti. Sì, anche le mie mani eviteranno di poter inquinare il tampone. L'analisi procede secondo lo schema dettato dalla ditta, quindi il tampone viene contaminato con la sostanza, viene inserito una provetta con reagente.
si aspetta circa 30 secondi, un minuto, poi questo reagente viene messo nella piastrina di rilevazione. A quel punto dobbiamo aspettare dai 15 ai 20 minuti. Possiamo iniziare con il primo. Prepariamo la provetta con il reagente. Questa è la fialetta del reagente. Prepariamo il tappo di chiusura. Naturalmente la superficie è stata disinfettata con alcol. Mettiamo il reagente nella provetta. Prepariamo il tappino. Prendiamo la sostanza da rilevare. Abbiamo preso prodotti vegetali, frutta in generale. Ho cercato di prendere frutta sigillata, salvo alcuni frutti, proprio per evitare contaminazione da parte nei negozi, nei supermercati, contaminazione da parte di persone malate che con le mani avessero toccato questa frutta. Quindi ho cercato di prendere tutti i prodotti sigillati. Naturalmente prendiamo il prodotto sigillato, il frutto, lo mettiamo qui, lo tagliamo all'interno, quindi anche se ci fosse contaminazione esterna, sicuramente la parte interna sarebbe la meno contaminata. Prendiamo il tampone sigillato. Senza toccarlo neanche nella superficie, lo passiamo sulla frutta in questo senso, come se fosse un naso, no? 5-6 volte di rotazione. Lo immergiamo profondamente nella provetta, facciamo ruotare 5-6 volte. Lo tiriamo fuori. Maniera, chiudiamo la provetta, agitiamo, aspettiamo circa un minuto, nel frattempo prepariamo la striscia. Questa è la striscia dei test, che è scritto sopra il Covid-2, SARS-CoV-2, dove adesso fra qualche minuto metteremo il test, viene incollato su una etichetta dove noi scriveremo test numero 1. Kiwi. E dal momento in cui metteremo la goccia dentro al test, dobbiamo aspettare dai 15 ai 20 minuti. Molto importante che la lettura la facciamo entro questo range di tempo, da 15 a 20 minuti. Oramai è passato il minuto delle reagende. Mettiamo 3 gocce. E dobbiamo aspettare i 20 minuti. Parte il cronometro. Nel frattempo, come si vede, la sostanza che abbiamo trattato con il reagente sta migrando verso la parte di lettura. Tampone sterile.
tagliamo il frutto, ripetiamo l'operazione. Facciamo attenzione a strizzare bene il tampone quando lo tiriamo fuori per far rimanere all'interno tutta la sostanza. Chiudiamo, agitiamo e lasciamo qui circa un minuto. Numero 2, pera. Adesso scriviamo il tempo. Leggiamo il tempo qui, così stabiliamo il tempo di lettura. Mettiamo 3 gocce. Quattro minuti e mezzi e 20. Quindi noi la lettura la dobbiamo fare fra 15 minuti a 19 e 20. Prepariamo tutti i reagenti. Ripetiamo ancora il procedimento. Test numero 3, banana. Tre gocce. Tre. Tempo di lettura 8 minuti. Tempo di partenza, tempo di lettura 8 minuti più 15 20, al 23° minuto. Ripetiamo le solite procedure. Bisogna fare molta attenzione che il tampone venga a contatto complessivamente con il reagente. Poi viene chiuso. Viene fatta agitare per mescolare bene e avvenire la reazione. Posizioniamo qui. Numero 4, arancio, 3 gocce. Tempo di lettura, tempo di partenza 11 minuti e 30, tempo di lettura 26 e 30. Acceleriamo un po'. Ecco il chicco d'uva. Immergiamo. Test numero 5, uva, tempo di partenza, tempo di lettura.
tre gocce. Tempo di partenza 15 minuti, tempo di lettura al 30° minuto. In questo momento siamo in grado di poter fare la prima lettura. Se potete venire, questo è il kiwi positivo. Kiwi è venuto positivo. Sì. Professor Scoglio, il kiwi è venuto positivo. Pazzesco. Si vede molto bene la seconda. Si vede molto bene la seconda. La seconda striscia. Facciamolo vedere bene. Il kiwi sulla prima lettura è venuto positivo. Abbiamo preso una confezione sigillata, quindi presumibilmente non contaminata. Prendiamo la provetta dove andremo a mettere il reagente. Prepariamo il tappino. Prendiamo il tampone. Lo apriamo dalla parte del gambo, quindi non c'è nessun rischio di possibile contaminazione. E facciamo la solita strisciata sul frutto. Immergiamo il tampone nel reagente fino in profondità come richiesto dalle istruzioni. Rotazione 5 volte a destra e a sinistra. Poi strizzatura del tampone per far uscire tutta la sostanza contenuta. Chiusura della provetta. Agitiamo e aspettiamo circa un minuto. Test numero 6, zucca. Tempo di partenza, tempo di lettura. Tre gocce. Tre. Tempo di partenza 19:20 minuti, tempo di lettura 34:20. Test pera negativo. Negativo. Reagente. Tagliamo il cavolo verso l'interno. Sono azioni ripetitive, quindi non sto sempre a spiegarle. Test numero 7, cavolo. Tempo di inizio, tempo di lettura. 1, 2, 3 gocce. Tempo di partenza 23:20. Tempo di lettura 38:20. Siamo in grado di fare la terza lettura, perché era una lettura che scatteva ai 23, siamo a 23:27 minuti di secondi. E il test della banana, che è incerto, si vede appena appena la striciolina, ma non è definibile. Quindi test incerto, c'è appena appena un'ombra. Quindi adesso scriviamo positivo, negativo,
C'è da precisare che i laboratori, in ogni caso, in caso di test incerto, lo danno per positivo, ma noi non lo daremo per positivo, anche se i laboratori in questo caso li danno per positivo. Allora, abbiamo sbucciato il mandarino, prepariamo la provetta per la reazione chimica con il reagente. Questo è il reagente chiuso, mettiamo nella provetta. Tagliamo il mandarino a metà. Lo passiamo sulla polpa, quindi parte interna completamente isolate, quindi non possibile di contaminazione. Immergiamo il tampone nel reagente, facciamo in modo che tutto il succo del mandarino vada nel reagente che abbiamo prelevato. Strizziamo il tampone. Chiudiamo la provetta, agitiamo qualche secondo, lasciamo reagire per circa un minuto. Questo è il test numero 8. Mandarangio. Mettiamo le tre gocce nella piastrina. Diamo il tempo di partenza, 27 minuti e 30 secondi, quindi lettura dopo 15, siamo a 52, cioè 42 e 30 secondi. Possiamo fare la lettura del terzo test. Arancio, positivo. Positivo anche il terzo test. Fallo vedere bene che è positivo anche il terzo test. Fatelo vedere bene, mi raccomando. Adesso passiamo a prodotti confezionati, sono succhi di frutta. Riposizioniamo la provetta, mettiamo il reagente, prepariamo il tappino. Nel frattempo è arrivata la lettura del quinto tampone, che era 30 minuti, e onestamente anche questo è incerto. Positivo, c'è una leggera ombra sulla liga, per me è positivo. Possiamo anche lasciarlo incerto. Al massimo incerto. Sì, precisiamo sempre che i laboratori in questo caso lo danno come risultato certamente positivo. Sì, c'è una leggera ombra sulla striscia del C, che però si vede, non è che non si vede. Tampone. Qui la procedura facciamo in questo modo, immergiamo il tampone nel succo. Lo strizzo con i guanti puliti. E lo immergiamo nel reagente. Stessa procedura. Chiudiamo. Agitiamo. Prendiamo la piastrina. Numero 9, succo di frutta generico. Tempo di inizio e tempo di lettura.
mettiamo 5 3 gocce come sempre. 3. Ok. Tempo d'inizio 34:30. Quindi tempo di lettura 49:30. Siamo a 34 minuti superati, possiamo andare alla lettura del sesto test, che è la zucca, che è certamente negativa. Prendiamo il secondo succo, ripetiamo sempre le procedure, reagente. Tampone. Apriamo la piastrina di nuovo. Test numero 10. Succo dovrebbe essere, non mi ricordo se è mirtillo, frutti di bosco. Tempo di partenza, adesso lo segniamo. Gocce, tempo di partenza 38:44, tempo di lettura 53:44. Arrivata la lettura del numero 7, il cavolo, in questo caso è negativo. Nel frattempo siamo a 43 minuti, quindi possiamo fare la lettura dell'ottavo tampone, che era 42:03. Il campione è incerto, c'è una leggerissima ombra, un attimo che lo faccio vedere, però come vero lo consideriamo negativo, c'è una leggerissima ombra sulla linea, ma molto molto leggera. 43, facciamo del cronometro che sta a 43. Il numero 9, che era 49:30, che è negativo, qui si legge che è negativo. Della decima piastra, che è scaduta ed è positiva, parliamo del succo di frutti di bosco. La sciccia si legge nettamente, è nettamente positiva. Positivo il frutto del bosco. Andiamo a verificare il primo esperimento. Il primo esperimento è stato effettuato sul kiwi con esito positivo, sulla pera con esito negativo, sulla banana con esito incerto, sull'arancio con esito positivo, sull'uva con esito incerto, sulla zucca con esito negativo, sul cavolo con esito negativo, sul mandarancio con esito incerto, sul succo di frutta con esito negativo, sul succo di frutti di bosco con esito positivo. Quindi su 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tamponi abbiamo 4 positivi certi e
tre incerti che peraltro i laboratori considerano come positivi nell'essere umano. Questo significa che questo esperimento mette in chiara luce che il tampone è assolutamente inattendibile e che quindi non può assolutamente essere preso come base per dire che abbiamo nuovi focolai di positivi e quindi aumentano i ricoveri per positivi, quindi i ricoveri aumenteranno pure, ma nulla hanno a che vedere con la positività del Covid, perché abbiamo visto chiaramente che chi è positivo al Covid non è assolutamente detto che abbia il Covid, come pure chi è negativo al Covid non è assolutamente detto che non abbia il Covid. E allora su questa base, su questa assurdità, su questa totale inattendibilità del tampone, non possono essere adottate né misure terapeutiche, quindi protocolli terapeutici, né tantomeno misure restrittive nei confronti di tutte le attività commerciali e non, e nei confronti dei cittadini, con gravissimi danni per l'intera economia nazionale. Tutto questo noi lo porteremo alla ribalta del magistrato, porteremo il filmato al magistrato e laddove il magistrato non dovesse ritenere sufficiente questa prova, potrà senz'altro, e noi lo chiederemo, nominare un CTU per verificare l'inattendibilità del tampone. Questo significa che il test, essendo stato ripetibile, esperimento ripetibile, è legge scientifica, per cui certificherà che tutto quello che è stato fatto fino ad oggi sul profilo diagnostico, sul profilo terapeutico e sotto il profilo delle misure restrittive è assolutamente assurdo e ha comportato gravi conseguenze per l'intera popolazione e per l'intera economia nazionale, con conseguenti reati gravissimi che il magistrato dovrà verificare ed eventualmente perseguire. Grazie a tutti.